Salve a tutti carissimi amici, bentornati in compagnia del E di Guerze. Flavio, ciao a tutti. Li Oggi che video li portiamo a questi ragazzi? portiamo un versus di quelli che gli piacciono tanto, tra cui c'è il Po F3. Allora, Qualsiasi versus deve includere un Po F3, se no non sono contenti. insieme a Flavio, dopo l'arrivo, no, di OnePlus Nord 2, abbiamo scelto, come vi abbiamo raccontato anche all'interno della review, alcuni smartphone che potrebbero magari fare a contrasto, no, con questo OnePlus Nord 2 e che giustamente voi ci state chiedendo il versus. Molti di voi hanno chiesto anche un confronto con l'8T, magari arriverà nelle prossime settimane, anche se non abbiamo fisicamente un 8T, però insomma l'abbiamo utilizzato tanto e quindi potrebbe essere un altro focus molto interessante. Quest'oggi abbiamo scelto due smartphone tra di loro molto simili, ma Direi parecchio se si simili. parla di estetica, diciamo uguali. Però c'è una verità, che uno dei due è calato molto di prezzo e quindi l'abbiamo inserito insieme al OnePlus Nord 2. Ragazzi, mi raccomando qua sotto, lasciate un like per supportare e sopportare, Sopportare. no, no, sopportare anche me e Flavio, perché sennò vi facciamo una testa così. Condividete il video e iscrivetevi al nostro canale YouTube. Partirei subito a parlare un po' dell'estetica e del design, no? Di Sì. questi smartphone. Diciamo di due smartphone, perché uno guarda Sì, l'altro, quindi. esatto. Allora, abbiamo scelto Poco F3, come ha detto Flavio, e Mi 11. Perché Mi 11? Mi 11i perché fondamentalmente nella versione da 256 giga attualmente costa circa 480 euro, per cui una cifra molto vicina ai 499 richiesti per il 12256 di OnePlus Nord 2. Quindi ragazzi, vedete, avete già una bella comparativa. Poco F3 ovviamente è quello un pochino più economico ed è il flagship killer, chiamiamo così, anche se non è propriamente così, però ecco, è una bella spina nel fianco per questi due smartphone. Sì, perché praticamente offre comunque delle prestazioni adeguate a, diciamo, anche nella versione base di Nord 2, ci sono quasi 100 euro di differenza. Allora, lato estetica e design, io preferisco OnePlus Nord 2. Vuoi forse il colore? Non lo so, però ecco, tra i due devo dire che quello mi ha dato un pochino di più, anche se il Poco F3 bianco. Esatto, io questo fine settimana, perché noi la roba la usiamo davvero, ho utilizzato il Poco F3 nella colorazione Arctic White. Devo dire che è molto bello, un bianco opaco di buonissima qualità, è una sensazione quasi alle S21, no? E è molto bello, secondo me è il più bello tra i tre, e anche il blu è E beh, bello. sono due bei Il blu è colori. I bello. neri, diciamo, Ne sono sono anonimi. A standard. quel punto sì, preferisco anch'io il Nord 2 verde che ci è arrivato. Quindi il colore la fa da padrone, no? In questo versus. Tra l'altro, nelle colorazioni nere che abbiamo noi, sia di Mi 11i, sia di Poco F3, trattengono tante ditate. Anche prima di fare i video l'abbiamo puliti, ma non c'è assolutamente modo di proprio tenerli pulitissimi. Lato ricezione parte telefonica, ragazzi, e soprattutto audio. Devo dire che più o meno lato ricezione l'ho trovata alla pari. OnePlus Nord ha in più, e non cosa non da poco, un sensore di prossimità che funziona. Questo Sì, è va vero. sottolineato, quindi potrebbe essere già un ago della bilancia per questo Ma lo sai che versus. sul Poco F3, come ho detto altre volte, vero che no, non è una giustificazione per un sensore di prossimità che funziona male, però secondo me dopo qualche giorno, quando capisci come il telefono si aspetta che tu tenga il telefono, secondo me le cose migliorano. Ed è anche vero che non devi essere te ad abituarti al telefono, deve essere il telefono a seguirti. Però ecco, voglio dire questa cosa per chi magari avesse problemi e ormai non può tornare indietro, fate queste valutazioni, provate ad impugnarlo in modo diverso, a fare dei movimenti diversi perché il sensore di prossimità è un mix, no? Tra hardware e software, include l'accelerometro, il giroscopio, quindi provate, magari la cosa un pochino migliora, non fa miracoli ma migliora. Io un anno che ancora non riesco a Io usarlo, sì, quindi. ti ricordo che ti ho fatto vedere il video ad esempio su Mi 11 Ultra, a me andava bene, è questione di abitudine. Ripeto perché sennò nei commenti dicono no, lo stai giustificando. No, no, assolutamente, continua a ritenerla una vaccata, però cerchiamo di dare una soluzione, no? A questo punto proviamo. L'interlocutore, ragazzi, ci ha sempre sentito bene durante le conversazioni. Altro dettaglio non da poco, sia Mi 11i che il Poco F3 hanno l'audio stereo vero, quindi due vere fuoriuscite contro la capsula condivisa di OnePlus Nord 2, che è un pochino diverso. È sempre stereo per carità, però ecco, non è uno stereo vero come può avere Poco e Mi 11i. I risultati però devo dire che più o meno come pressione Sì, sonora.
non siamo a livelli del Mi 11, del Mi 11 Ultra, ecco, quello è un audio stereo molto differente, però ecco, su questa fascia di prezzo già si intravedono alcune chicche particolari e interessanti. Per quanto riguarda l'interfaccia, qui sta a voi scegliere. Vi ricordiamo che il Mi 11 è lo smartphone più aggiornato, perché è aggiornato le patch di luglio MIUI 12.5 contro le patch di giugno sia su OnePlus sia su Poco F3. Ovviamente c'è il Poco Launcher sul Poco, c'è la MIUI, c'è la Oxygen OS che si sta sempre più affiancando alla Color OS. Quindi, l'app fotocamera, hai visto, è praticamente quella uguale della Color. Sì, sono praticamente uguali, quindi qui va a gusti. Aggiungerei che sul Poco c'è un po', c'è ancora un po' di pubblicità. Sì, rispetto vero. Al Mi 11. Vero. E trovate sempre sul nostro canale YouTube, magari ve lo lascerò linkato nelle schede, il tool per rimuovere le pubblicità sugli smartphone. Per quanto riguarda i pannelli, abbiamo tre pannelli flat su tutti e tre i prodotti, refresh rate elevati, 120 Hz per il Poco e per il Mi 11, 90 Hz invece per OnePlus Nord 2. Tra i tre chi spicca sotto il sole? Ah, secondo me Nord 2 è quello che si vede meglio. Okay. A dispetto dei numeri, perché per Mi 11 si parla di 700 nits che poi diventano 1100 con l'iniziativa automatica, eccetera, eccetera. In realtà, secondo me, Nord 2 si vede meglio, è più luminoso. E mentre per quanto riguarda i colori, sono tutti e tre dei display con dei bei colori, belli vibranti, forse non fedelissimi, però belli carichi. Altro dettaglio che mi stavo dimenticando: abbiamo uno sblocco sotto il display per quanto riguarda OnePlus, invece abbiamo il condiviso con il tasto power sul Poco e sullo Xiaomi. Ricordatemi anche questo dettaglio. Per quanto riguarda la batteria, ragazzi, abbiamo comunque tre smartphone che vi portano a sera. Non ci sono problemi su tutti e tre i telefoni. Abbiamo fatto circa 5 ore, 6 ore di schermo su questi prodotti nel tempo, quindi io non ho avuto problemi. Ecco. Anch'io sulle 6 ore, devo dire, ne parlavo proprio prima con Emanuele. Io avevo provato il Poco F3 all'inizio ed aveva un po' di problemi. C'erano molti lag, tanto battery drain così senza una ragione, e addirittura ti ricordi si spegneva da solo. L'ho riprovato proprio settimana scorsa in modo approfondito, ho fatto anche delle foto e devo dire che l'ho trovato completamente trasformato, in bene. Con la 12.5 sono riuscito a superare le 6 ore di schermo, è velocissimo, assolutamente nessun lag, super fluido, sembra rinato, sembra un altro telefono. C'è da dire anche un piccolo particolare, che il Mi 11 ha lo Snap 888, 870 invece il Poco, e sono i due smartphone che scaldano di più rispetto al OnePlus Nord 2, che ha invece il MediaTek Dimensity 1200, che a me è piaciuto molto sotto il punto di vista di performance e anche tenere a bada le temperature dello smartphone. Anche se sotto stress un pochino comincia a scaldare anche lui, è normale, ragazzi, fuori fa abbastanza caldo, quindi non c'è troppo da preoccuparsi, a parte quando i telefoni arrivano a 50 gradi, lì, vabbè. Allora, per quanto riguarda invece foto e video, per quello che ho potuto provare io, sono tre validi smartphone per la fascia di prezzo ovviamente a cui vengono venduti. Poco forse quello un pochino inferiore. Sì. Sai cosa? Allora, di giorno hai visto tipo quella foto che ho fatto al fiore, super dettagliata, eccetera. Di giorno secondo me si equivalgono. Sì, ormai di giorno, ragazzi, gli smartphone vanno bene quasi tutti. Quando però cala la luce, il Poco fa un mezzo disastro. E Mi 11 è aiutato da un sensore un pochino più grande. Ricordiamo che è la stessa fotocamera del Redmi Note 10 Pro da 108 megapixel e si comporta meglio del Poco. Però ti dirò, il Nord 2 è quello secondo me... Non è male, io ragazzi, più lo vedo e più questo Nord 2 mi ha veramente sorpreso, perché OnePlus ha fatto un ottimo lavoro, soprattutto a 399 euro, se uno non ha bisogno di 256 GB di memoria. Comunque ecco, la classifica secondo me, sì, Mi 11 e Nord 2 alla pari, dipendono anche un po' i gusti vostri personali, e è il Poco sotto per quanto riguarda sia le foto che i video. Esatto. A chi consigliare, insomma, questi tre prodotti? Facciamo un po' in punto la situazione. Io direi il Poco è lo smartphone un po' per tutti, soprattutto per i giovani, no? Che vogliono avere un prodotto performante ma non vogliono spendere tanto. Poi visto prezzo vicino ai 300 euro, addirittura qualcuno l'ha preso su Warehouse Deals a 230 euro. Sì, me l'hanno detto, cioè prezzi prezzo, incredibili. Diciamo, ecco, è il low budget però con un carattere forte come prodotto. E questa MIUI, che hai visto, io leggo a volte i commenti di Facebook,
No, troppi bug. Quanti bug hai trovato in questo poco F3? Io I sinceramente l'ho soliti. usato tanto, Sensore. ma quello non è un bug, No, è un vabbè. difetto È hardware. quello, no, la cosa più grande è quella. Poi le notifiche l'hanno migliorate, cioè non sono più tagliate, c'era quello di bug. Sì, c'erano dei glitch grafici che non ci sono più. Io non ho avuto assolutamente problemi. Devo essere sincero, come vi abbiamo parlato male della MIUI 12 per tutti i problemi che abbiamo riscontrato, con questa 12.5 i Migliorato. telefoni sono migliorati tanto. Per cui, prima di ripetere la solita cantilena bug, senza neanche argomentare, insomma, ragazzi, è importante informarsi, documentarsi e provare con la propria pelle, ecco. OnePlus Nord 2, secondo me, è lo smartphone forse che più ha sorpreso, quindi una scelta un po' senza leggere la scheda tecnica, più che altro, perché chi si ferma a MediaTek e non lo prova, secondo me sbaglia tantissimo, perché è un ottimo prodotto ed è un OnePlus, quindi avete la differenza rispetto agli altri due di non avere la MIUI a bordo, insomma, di essere all'interno di un'altra azienda. Sì, Sicuramente è più snella poi più veloce, più l'Oxygen. rapida, anche se gli altri vanno comunque bene. Mi 11, ecco, è forse il top che quando è uscito era invendibile e adesso. Era incompreso perché effettivamente è uscito in un periodo in cui era pieno di telefoni simili, Sì. non costava meno degli altri, Più ora di che costa, 600 euro. capito? Ora costa i 256 giga, 479 euro, l'ultimo prezzo che ho visto, e comincia a meritare una possibilità. Ragazzi, noi attendiamo però la vostra opinione, come sempre, qua sotto nel box dei commenti e anche per quest'oggi dal Bunguerz. E da Flavio. È tutto e ci sentiamo domani per un nuovo video. Ciao a tutti!